Grazie di essere venuti, buonasera, bentrovati in Fondazione Bassetti. Intanto voglio dire che alcune delle nostre, dei nostri interlocutori di questa sera, a cominciare dall'autore del libro, Enrico De Corso, sono in presenza. Alcuni sono collegati, in particolare Paolo Manfredi, che saluto, è a Parigi dove interveniva a un'iniziativa dell'Ocse. Ciao, e il nostro amico e corrispondente Gabriele Giacomini è nella sua terra natia. E Paolo Perulli, che si collega, è un ospite interessante, oltre che spero interessato, della nostra serata, e lo salutiamo, un amico della Fondazione e un esimio sociologo. Grazie di nuovo per essere qui, soltanto introduzione per tenere i tempi e il ritmo di una serata che abbiamo voluto, come sempre, peraltro condensata nei tempi, ma che deve poter consentire a tutti di svolgere i loro ragionamenti. Presentiamo questa sera, ma soprattutto discutiamo questa sera, ci riuniamo in forma di seminario e lo video riprendiamo in modo che poi rimanga disponibile, commentato, editato sul sito di Fondazione Giannino Bassetti, gli argomenti di Enrico De Corso, che dirige Conf Cooperative Lombardie, ma che soprattutto ha intrapreso un percorso anche intellettuale che trova forma in questo libro, su un tema assolutamente sfidante. Dico subito che li presenteremo via via che parliamo, ma le prime persone alle quali abbiamo chiesto di discutere insieme a noi sono Alessandra Ingrao, alla mia sinistra, che insegna all'Università di Milano e che credo in particolare si soffermerà sul tema del lavoro e delle piattaforme digitali, e Daniel Trabucchi, che insegna alla Business School del Politecnico di Milano e che diciamo evidentemente parte impegnato, e del resto citato e menzionato nel libro, parte impegnato alla frontiera dello sviluppo delle piattaforme digitali, consentimi di dire tradizionalmente intese, ma evidentemente aperte alle trasformazioni che il libro di Enrico De Corso promuove e propone. Perché non è un libro scontato, diciamo. Intanto è il libro di un cooperatore che si rivolge a una platea di imprese già esistenti o ancora da creare, non necessariamente cooperative, anzi direi di più, è un cooperatore che si rivolge a una vasta platea di imprenditori in potenza che magari non avevano minimamente pensato alla dimensione della cooperazione, sia nella sua manifestazione storica sia nelle sue possibilità attuali. Devo dire, ed è l'unico commento che voglio fare prima di passare la parola a Enrico De Corso, poi naturalmente abbiamo qui il presidente Bassetti che ci tiene ad ascoltare prima di dirci che cosa ha dedotto dalla lettura del testo. La cosa che ci tengo a dire è una provocazione mia. Ritengo, intanto come Fondazione Bassetti, voglio dirlo, abbiamo un ormai lungo rapporto con il mondo della cooperazione e con cooperative in particolare, e questo rapporto diciamo è aderente agli intenti della nostra mission, che in poche parole è tesa all'inserzione, a favorire l'inserzione della società civile nei processi di innovazione, motivo per cui noi premiamo per un'innovazione responsabile. In secondo luogo, nel merito degli argomenti che Enrico De Corso sviluppa in Davide e Golia, l'evoluzione delle micro e piccole imprese grazie agli strumenti cooperativi digitali, io penso che le piattaforme digitali, come siamo abituati a considerarle oggi, le grandi piattaforme digitali abbiano tutto da perdere, mentre le imprese, non necessariamente solo quelle cooperative, ma quelle anche non cooperative, che potrebbero voler intraprendere la via delle piattaforme cooperative per la transizione digitale, hanno tutto da guadagnare nel mondo che ci si affaccia di fronte. E credo che, anche se non lo dice così direttamente, Enrico De Corso nel suo libro ci proponga questa lettura. Chi ha tutto da guadagnare? Perché? Quanti?
attraverso quali strumenti e chi magari, quelli già più affermati oggi, potrebbe avere qualcosa da perdere nell'evoluzione del mondo di fronte a noi. In questo senso, ripeto, la discussione di questa sera parte da una preoccupazione che non è una preoccupazione da imprenditori e non è nemmeno una preoccupazione da technology, ma è una preoccupazione da società civile, la preoccupazione di vedere evolversi una società nella quale l'inserzione della società civile nei processi di innovazione sia tale da non vedersi allargare il digital divide, da non vedersi allargare l'esclusione digitale, da non vedersi allargare l'individualismo a discapito delle concezioni della società comunitari. In tal senso, io credo che alcune delle citazioni autorevoli che fa Enrico anche di Papa Francesco parlino chiaro nel libro, è un approccio, diciamo, in cui c'è una serie di valori di partenza che sono quelli della cooperazione, di tanta parte del mondo della cooperazione, che sono posti in discussione dal mondo nel quale viviamo e che naturalmente saranno, credo, parte della nostra discussione di questa sera. Quindi alcuni minuti a Enrico per dirci perché ha scritto questo libro e in poche parole ovviamente cosa crede che sia interessante discutere questa sera, e poi darei la parola alle persone che diciamo a una delle persone che è collegata, perché credo che poi debba intervenire a Parigi, che è Paolo Manfredi, poi i nostri relatori presenti, e naturalmente cercheremo anche di avere il tempo di uno scambio tra noi. Enrico. Grazie Francesco, vi ringrazio davvero tantissimo, è proprio un onore essere qua, grazie al Presidente e anche agli ospiti che ho avuto il piacere di conoscere stasera e a Daniel che è anche un amico. Io cerco diciamo facendo uno sforzo di sintesi di sottolineare quattro punti conseguenziali, diciamo, del mio libro, ecco, diciamo di questo lavoro che ho cercato, ecco, di mettere in atto esattamente secondo le finalità che Francesco ha descritto, ecco, in maniera molto molto precisa. Il primo degli elementi è il tema, è il grandissimo tema della trasformazione tecnologica e digitale, della transizione digitale, che è, come dire, un tema di cui si parla tantissimo e su cui ci sono, come dire, c'è una letteratura sterminata, evidentemente, ma è un tema che io intreccio, che cerco di intrecciare anche con alcune forzature con quello del mondo cooperativo. Perché? Per questo motivo di fondo, perché la trasformazione digitale riguarda l'essere. Ok, riguarda l'essere di imprese, lavoratori e anche, no, di uomini e donne che sono a contatto con il proprio mondo circostante. Questo che non vuole essere, come dire, una citazione amletica, perché non ne sarei all'altezza, però in realtà si traduce nel mondo delle imprese con questo, con il fatto che la trasformazione riguarda l'essere, perché a causa, sappiamo tutti che a causa o per la trasformazione digitale grandissime imprese sono state messe in discussione e magari non ci sono più, non a caso riguarda l'essere, no? Pensiamo a Blockbuster, piuttosto che sappiamo benissimo che la maggioranza delle persone sta più di fronte a Netflix che alla TV generalista. Sono esempi, come dire, appunto un po' generici, ma che danno l'idea, come dire, del perché, del motivo per cui intendo questo elemento. E la storia della cooperazione, che, come dire, nel nostro paese è una storia che poi ha intrecciato le culture politiche cattolica, socialista, repubblicana in primis, ma in realtà è una storia molto più ampia, una storia, diciamo, un movimento mondiale che allo stesso modo riguarda l'essere delle persone e delle imprese, perché con la rivoluzione industriale o con l'evoluzione delle forme mutualistiche, in realtà il mondo cooperativo ha dato, proteggendo solitamente le fasce più deboli di lavoratori, consumatori e imprese, ma in realtà ha salvaguardato o accompagnato queste tipologie,
ha salvaguardato e accompagnato imprese, lavoratori, persone e consumatori nell'arco di grandi trasformazioni, ok? Quindi durante con l'avvento della cooperazione fra consumatori e fra lavoratori, con la cooperazione tra abitanti, quella di credito, quella agroalimentare di trasformazione. Quindi ho cercato di mettere insieme, di forzare questi due elementi e dicendo: ma la cooperazione può farlo anche per la trasformazione digitale? Punto di domanda. Evidentemente qua si apre, diciamo, un grandissimo dibattito. Il punto su cui ho cercato di sostanzialmente soffermarmi è questo: così come la cooperazione svolge questo suo ruolo in due modalità, una modalità transazionale, quindi ci sono le cooperative di lavoratori che appaltano del lavoro che poi diventa il salario dei lavoratori stessi, ok? Piuttosto che le cooperative di consumatori che acquistano in maniera collettiva dei beni per poi distribuirli ai cooperatori soci della cooperativa. Le cooperative però lavorano anche in maniera non transazionale. L'esempio più grande è quello della cooperazione sociale, che mettendo insieme lavoratori e comunità in realtà dà una risposta di mutualità esterna, cioè facendo lavorare delle persone sostanzialmente fornisce beni al servizio della comunità. Ma questo è anche l'esempio in chiave più tecnologica delle cooperative di trasformazione per l'agroalimentare, che acquistano la materia prima dai soci e la trasformano tecnologicamente, letteralmente trasformando materia prima agricola in prodotti trasformati e sostanzialmente concentrando un valore aggiunto. Quello che cerco di declinare, e la tesi che cerco di declinare nel libro, è proprio quella che riguarda la possibilità che micro e piccole imprese possano mettere insieme la propria materia prima digitale, che noi, voglio dire, in maniera abbastanza unanime viene definita che sono i dati, ma in verità possono mettere insieme alcune tipologie di percorsi che sono accomunati dalla possibilità di trovare soluzioni tecnologiche comuni. Perché questo? Per il motivo di cui dicevo all'inizio, perché micro e piccole imprese, che sono il 99%, il 95% che sono la spina dorsale del nostro paese, hanno una serie di complessità nell'accedere a quella che è la trasformazione tecnologica e digitale, legata alla dimensione degli investimenti, delle competenze, della capacità di fare la trasformazione tecnologica e digitale, evolvendo sostanzialmente la propria dimensione strategica, il proprio modello di business. Quindi l'approfondimento, la chiave di lettura che cerco di dare è proprio quella di dire: oggi per fare vera trasformazione tecnologica, la vera trasformazione digitale, si fa evolvendo il modello di business anche di micro e piccole imprese, non si fa soltanto acquistando tecnologia. Questo processo su cui c'è tanta letteratura può essere fatto grazie a strumenti mutualistici, grazie alla possibilità, diciamo, o emulando la strada che il movimento cooperativo nel tempo è riuscita a sostanzialmente a dare, dando dei risultati importanti, a volte discussi o comunque sicuramente di grande evoluzione. Questo tipo di ragionamento poi si innesta nella possibilità che l'evoluzione e la trasformazione del modello di business sia proprio, un po' come accennavi te Francesco, un'evoluzione ancor prima che nella trasformazione digitale di modelli di business di piattaforma, proprio perché la possibilità di sostanzialmente evolvere modelli di business dalla famosa pipeline di porteriana memoria a
diciamo, il modello di business di piattaforma in realtà di per sé, grazie all'applicazione di tecnologie digitali, può essere una strada per recuperare tanto valore e per rendere competitive imprese che altrimenti, proprio per quel discorso dell'essere, rischierebbero di non essere competitive, di non esistere nei mercati a causa della trasformazione tecnologica o dell'impossibilità di accedere a soluzioni tecnologiche, oppure di accedere a soluzioni tecnologiche solo a condizione di diventare qualcos'altro, un'impresa più grande piuttosto che altro. Quindi, come dire, l'interrogativo, la proposta e anche, come dire, un po' la provocazione che, su cui ci stavamo confrontando anche con il presidente Bassetti, che cercò di fare, dire questa via cooperativa e mutualistica è attuale, è fattibile, è possibile, proprio perché ci sono tutta una serie di elementi che ci dicono che forse oggi la strada è più una strada di cooperazione che non di competizione, però poi servono, no, quei tool, quegli strumenti che possano far sì che questa strada sia possibile e alla portata evidentemente di tutti, non solo diciamo in chiave, se volete, diciamo filosofico o di pensiero. In verità, e qui chiudo, il movimento cooperativo con il cooperativismo di piattaforma e il cooperativismo sui dati sta già solcando alcuni tracciati che stanno dentro il ragionamento che io che sto facendo. In questo caso effettivamente l'idea è quella di parlare ad una platea e ad un e davvero ad uno a dei destinatari che effettivamente non sono cooperatori ma sentono il bisogno di trasformarsi digitalmente, ok? Proprio perché non so come dire, la necessità e il bisogno di trasformarsi in realtà è, non so come dire, un elemento chiave, cruciale del DNA in realtà di ogni cooperatore prima ancora che lui sappia di esserlo. Quindi magari potrebbe essere questa, diciamo, potrebbe essere questo il caso, ecco. Questo è sostanzialmente il cuore, diciamo così, della proposta che ho cercato di mettere in atto. Io, Francesco, mi fermerei qua proprio per dare spazio, ecco, agli interventi e stare sui tempi che ci siamo dati. Sono certo che avrai naturalmente la possibilità di replicare le cose che sono state dette nel frattempo più tardi. Paolo Manfredi, se non è il momento in cui stai intervenendo o devi prepararti a intervenire in altre sessioni, ti chiediamo di dire la tua. Paolo Manfredi, lo dico in due parole, è da anni responsabile delle strategie digitali di Confartigianato Nazionale, però è qui in veste di anche lui, diciamo, di intellettuale, nel senso che in particolare vorrei menzionare un suo libro non più recentissimo ma ancora recente, intitolato Provincia non periferia, nella quale, girando l'Italia, sviluppa soprattutto nei territori non urbani il ragionamento sulla transizione digitale delle imprese. Naturalmente il libro dice molte altre cose, però Paolo, mi interessa sapere con che sguardo ascolti e leggi le cose che dice Enrico De Corso. Grazie Francesco, saluto Enrico, saluto il presidente Bassetti. Io sono, come diceva Francesco, a Parigi all'Ocse ad un seminario di due giorni esattamente su questi temi, sulla digitalizzazione delle PMI, per cui però ci tenevo moltissimo a esserci, perché il libro di Enrico è un libro importante, a me piace molto il suo libro, noi ne avevamo parlato anche prima di che il libro uscisse e mi, come dire, trovo intrigante l'idea, perché risponde ad un'esigenza reale che anche dove sono oggi, per cui in una serie in cui si parla di digitalizzazione delle PMI mondiali, come dire, rimane un filo rosso, che è quello appunto di
di un tema che va oltre il business e la creazione di valore capitalistica, cioè la transizione, garantire la transizione del numero più alto possibile di micro e piccole imprese diffuse sul territorio, dove il diffuso sul territorio non è meramente un dato geografico, ma è anche una parte non esplicita di una funzione appunto di animazione e creazione di valore all'interno delle comunità nelle quali operano, è un tema fondamentale, straordinariamente complesso e che, appunto, come diceva Francesco, ormai me ne occupo da qualche anno, e che richiede una passione che è molto simile a quella dei cooperatori, ma è anche quella, appunto, delle associazioni di rappresentanza. Stiamo parlando, appunto, in qualche modo di una navigazione controvento rispetto alla forza che hanno le grandi piattaforme, alla forza che ha la razionalità digitale che si dispiega nel fare fuori tutto quello che è un po' sottomassa, nel fare fuori ogni biodiversità, perché bisogna, come dire, arrivare a pochi servizi con una straordinaria diffusione e che saranno magari presto soppiantati da altri soggetti che saranno più innovativi, più veloci, più rapaci e più in grado di soppiantarli. Ecco, questo è un mondo molto diverso da quello in cui noi ragioniamo, è un mondo molto diverso da quello in cui lavorano le nostre imprese. Ecco, e questo ci richiama ad un lavoro ad un lavoro di transizione, ad un lavoro di accompagnamento. Noi oggi parliamo della transizione digitale, ma è sempre più chiaro come la transizione sia quantomeno una duplice transizione. C'è anche un tema di sostenibilità, innanzitutto ambientale, che sta chiedendo e in un futuro molto prossimo chiederà alle micro e piccole imprese sforzi notevoli in termini non tanto e non solo finanziari, eppure ci sarà anche questa parte, ma in termini di competenze e capacità organizzative. Ecco allora che si pone il tema di accompagnare queste imprese. È un lavoro complesso, ogni volta che ci si è accostati, soprattutto ogni volta che si sono accostate le grandi piattaforme, noi abbiamo visto che prendere delle soluzioni standard e applicarle a tutte le imprese non funziona, o meglio, risponde assolutamente alla razionalità digitale, ma non porta a quei risultati che noi ci aspettiamo. Bisogna fare qualcos'altro, immaginare qualcos'altro, e questo qualcos'altro è a tratti anche nebuloso, ma quasi certamente ha in sé una fortissima componente mutualistica. Bisogna mettere insieme quelle imprese che per varie ragioni hanno trovato soluzioni e hanno trovato soluzioni nel digitale che permettono loro di funzionare molto bene, nonostante abbiano piccole dimensioni, non abbiano un'età media anche avanzata e abbiano capacità finanziarie limitate. C'è, come dire, un problema di intuito persone che riguarda le imprese che hanno funzionato molto bene. Ecco, è necessario in questo momento fare in modo che queste imprese possano mettersi a disposizione del sistema. Ci sono alcuni temi, quello delle piattaforme, quello dell'utilizzo dei dati, sono alcuni di questi, e
in cui c'è uno straordinario bisogno di competenze, anche molto avanzate, c'è uno straordinario bisogno di dedicarsi all'accompagnamento delle imprese. E questo è qualcosa che in altri mondi si direbbe non market, sono non market service, cioè sono servizi che parametrati e misurati puramente secondo criteri di mercato sono molto spesso perdenti. Dobbiamo, e con il dobbiamo dico il mondo delle associazioni e il mondo cooperativo, immaginarci qualcosa di differente, immaginarci qualcosa di differente che non vada a lesinare sulla qualità delle competenze che vengono messe in campo, perché, come dire, il paradosso è che noi abbiamo bisogno per guidare delle imprese a digitalizzarsi per raggiungere l'improbabile, abbiamo bisogno di competenze assolutamente di primo ordine. E questo, come dire, questo però non è, ripeto, secondo logiche puramente di mercato, rischia di non essere, economicamente e finanziariamente sostenibile. Per questo abbiamo bisogno di, mettere in campo modelli organizzativi diversi, abbiamo bisogno di, in qualche modo anche recuperare ogni afflato mutualistico delle imprese, per cui se un'impresa ha fatto esperienze di valore, deve recuperare il senso e il piacere di condividerle con altre imprese similari, e abbiamo bisogno di pensare a una riorganizzazione. Da questo punto di vista, la proposta di Enrico è interessante, è forte ed è interessante. Ecco, mi piacerebbe in conclusione che i nostri mondi, cioè quello dell'impresa, della micro, piccola impresa, quello dell'artigianato e il mondo della cooperazione, si parlassero di più, dialogassero in modo più fluido esattamente attorno a questi temi, cioè a come un approccio che a me piace chiamare di economia paziente, diversamente declinata, possa essere utilizzato in modo più fruttifero possibile per transitare il nostro sistema delle imprese verso il nuovo paradigma, altrimenti il rischio è che se ne perdano troppe nel passaggio. Vi ringrazio. Grazie a te Paolo.